Pareggio sta stretto. No, è un pareggio frutto delle poche occasioni che si sono viste, quindi no, né stretto né largo. È normale che se si fanno pochi tiri in porta la partita possa finire 0-0. Ci poteva essere qualche episodio a favore, però non lo abbiamo sfruttato. Giuseppe Rotta. Mister, mi sembra della manovra quest'oggi non è stata fluida e in velocità, siamo sembrati un po' leziosi, specie in De Francesco che ha sbagliato tantissime fasi di impostazione. Sicuramente io penso che ha puntato il momento, no? Perché noi abbiamo creato poco, abbiamo creato due tantissime occasioni con Corali e Gianola, con Cosenza sicuramente rinuncia a darlo, perché secondo me ha giocato solo e esclusivamente nel pareggio. No, io non ci ho visti leziosi, diciamo che anche se di solito noi non lo diciamo, c'è anche un terreno che non ci aiuta troppo, dato che ogni partita siamo noi a costruire il gioco più dell'avversario. Credo che sia in settimana ci alleniamo male, non riusciamo a trovare i tempi di gioco giusti. Quindi stiamo migliorando poco dal punto di vista della costruzione del gioco, anche se c'è da dire che non solo oggi difensivamente abbiamo sbagliato praticamente niente, non abbiamo concesso nulla ed abbiamo sempre o quasi sempre avuto il pallino nel gioco. Diciamo che se anche il terreno ce lo consentisse, sia in settimana soprattutto che poi la domenica, riusciremmo appunto a trovare meglio i tempi e gli spazi. Michele Favano. Mister, siccome è una cosa che si sta ripetendo, volevo capire su Corralli queste numerose posizioni di fuori gioco, di partita in partita, no? Se lui subisce. È un discorso che riguarda lui personalmente la condizione e la scelta di tempo nel momento in cui viene fatto il passaggio che è sbagliato. Perché ogni partita se ne contano almeno 6 o 7 di Sì, un questi. po' tutto. Penso che anche Bianchimano quando è entrato sia stato pescato in fuorigioco, anche se spesso secondo me non lo era. Però oggi in particolar modo avevo chiesto di giocare con la punta molto avanzata, mentre le ali le avrei volute più vicine al centrocampo e a giocare tra le linee di difesa e centrocampo avversario. Forse è stata più sbagliata la posizione oggi degli attaccanti esterni che si schiacciavano troppo sui loro difensori. Federico Lamberti. Mister, semplicemente una delucidazione, se possibile, sul cambio di De Francesco, perché io, a parere, quando è uscito lui, è sembrato che mancasse in campo l'uomo del passaggio finale. La manovra, quella del quartino avanti, è sembrata più prevedibile, più lenta. Ma no, non ho visto la stessa cosa, ho visto solo che rispetto al solito era un po' in ombra, sono abituato a vederlo soprattutto nel secondo tempo molto più attivo, ma comunque una sostituzione normalissima che non deve essere una punizione, abbiamo anche gente in panchina che è all'altezza dei titolari. Manuel Soloni. Mister, ho visto un ottimo banco, forse si aspettava qualche azione migliore sulla destra da parte di Cani. No, no, Cane intanto doveva marcare l'uomo che più di tutti temevamo, che era Statella, e non gli ha permesso nulla, quindi devo fargli solo i complimenti per la partita di oggi. Gli ho chiesto anche di spingere il meno possibile, le volte in cui si è proposto viene servito poche volte da Uggiano, quindi alla fin fine si stanca anche di andare. Perché se non viene servito è inutile. Antonello Placani. Senta, la partita di oggi è esattamente come quella con Catania. Ho visto la squadra avversaria sistemarsi con due linee per cui la Regina non è mai riuscita a fare. Ma non sarebbe possibile per poter superare questa doppia patera, perché a questo punto è cominciare a tirare la fuori area piuttosto che cercare a tutti i costi. Quanto Sì, abbiamo perso su questo? però anche questo è un discorso giusto che però io controbatto con il fatto che se la palla non rotola bene non te la stoppi mai perfettamente per tirare.
ci proviamo alcune volte, la tiriamo in fallo laterale, ci ha provato verso la fine Bangu, prima un paio di volte De Francesco, se la palla rimbalza male, non, è rotola male, non te la puoi preparare bene per il tiro. Ci sono altre domande per il mister, lo possiamo liberare? Ok, grazie. Grazie a tutti. Grazie.